Non c'è pace al grande fratello VIP tra Luca Onestini e Nikita Pelison. Tra i due c'è stato l'ennesimo scontro che ha fatto molto arrabbiare i fan della modella triestina. Tra le grandi protagoniste di questa settima edizione del reality show guidato da Alfonso Signorini. Tutto è partito durante la festa di sabato scorso quando, ad un certo punto, Nikita Pelison si è messa in un angolo a scrivere. È stata notata da Luca Onestini, che ha iniziato a schernirla davanti a tutti al grande fratello VIP. Ragazzi, sta scrivendo appunti. Nikita prende appunti perché dopo deve dire qualcosa. Ma io controllerei se scrive le cose giuste. Lei non è quella spontanea? Mi raccomando. Scrivili bene perché mi stai facendo fare brutte figure. Più volte durante le dirette del reality show i due hanno litigato per via dell'interesse, non ricambiato, di Nikita Pelison nei riguardi di Luca Onestini, rientrato al GF VIP dopo l'esperienza nel 2017, durante la seconda edizione del programma vinta da Daniele Bossari. La GFina ha fatto notare che l'ex tronista di Uomini e Donne sa bene perché Nikita Pelison scrive così di frequente. La ragazza soffre infatti di poca memoria. E dopo l'ennesimo attacco di Luca Onestini tra i fan dell'ex tentatrice di Temptation Island ha iniziato a girare sui social un video in cui i due parlano proprio di questo problema di salute. Nikita l'aveva confidato a Luca quando Onestini era entrato da poco nel bunker di Cinecittà e aveva subito instaurato un legame con la Pelison. Dura la confessione della modella. Sai che io non mi ricordo quasi più niente? Infatti vorrei fare una visita su questa cosa per capire se mi sta venendo veramente quella cosa lì oppure no. Non sto scherzando, non mi ricordo ancora il nome della prima nipote da parte di mio fratello.